Negli ultimi giorni, nell'ultima settimana probabilmente, le ultime due settimane, si è tanto parlato di questo, di questa cosa, sul fatto che le imprese non riescono a trovare lavoratori e molto spesso, soprattutto i giornali, ma anche alcuni osservatori, hanno dato la colpa al reddito di cittadinanza, che quasi ogni anno, praticamente, all'arrivo dell'estate, si dà la colpa al reddito di cittadinanza sul fatto che non si riescono a trovare lavoratori. Come stanno le cose, come non stanno le cose? Allora, innanzitutto possiamo dire che attualmente non c'è alcuno studio che identifichi in maniera accurata un'eventuale correlazione e causalità, di conseguenza, tra reddito di cittadinanza e occupazione, probabilità di occupazione, eccetera, eccetera. Quindi, cosa molto importante, chiunque vi dirà che a causa del reddito di cittadinanza oggi non si trovano posti di lavoro, come spesso si è detto nelle ultime settimane, e ve lo dice con un'assoluta certezza, spacciandovi questa come una verità assoluta, molto probabilmente vi starà prendendo in giro, perché appunto, non essendoci studi e non avendo dimostrato alcuna casualità tra reddito di cittadinanza e assenza di posti di lavoro, ovviamente non si può avere alcuna certezza o alcuna conferma di questo evento, come non ce l'ho io attualmente, e non starò qui nei prossimi minuti a raccontarvi storie riguardo appunto un'assoluta conferma o meno di questo, di questa correlazione qui. Vi racconterò di alcune mie analisi che si possono anche andare a vedere, e ve le mostrerò anche, e cercheremo di capirci qualcosa in più, non appunto avendo l'arroganza di dire che il reddito di cittadinanza ha avuto un impatto o meno riguardo la possibilità di cercare occupazione. E un'altra accortezza che molto spesso non viene detta è che tutti gli articoli di giornali che si basavano su l'impresa X dice che non gli mancano posti di lavoro, l'imprenditore dice che i ragazzi che ha contattato preferiscono il reddito di cittadinanza rispetto che a lavorare, oppure ancora l'esperto o non esperto che dice secondo me così, sono tutte cose aneddotiche che devono essere prese come aneddotica, quindi con nessuna evidenza o nessun principio di veridicità in fondo, no? Quindi questo è anche molto importante chiarirlo. Questo studio dell'ANPAL insieme a Unioncamere, che va a vedere effettivamente quali sono le possibilità di occupazione nel mondo del lavoro italiano in un determinato periodo, e qua ad esempio indica che a giugno ci saranno 560.000 posti di lavoro disponibili, mentre tra giugno e agosto ce ne saranno addirittura 1.200.000. Da qui deriva appunto tutti i titoli di giornale: ci sono 1 milione di posti di lavoro ma non verranno riempiti, eccetera eccetera. Ora, in realtà questa analisi, questi dati provengono da uno studio basato su una valutazione delle aziende che hanno volontà di assumere, che è molto diverso dal aprire effettivamente una posizione lavorativa. E in questo senso magari quindi queste statistiche possono soffrire di un bias del tipo che sì, a me piacerebbe tanto assumere persone, quando in realtà poi effettivamente i posti di lavoro aperti potrebbero essere molto inferiori rispetto alle volontà dell'impresa. E quindi questa differenza è molto importante da fare, cosa che magari i giornali non dicono, non specificano, e quindi magari mettono 1 milione di lavoro, 1 milione di posti di lavoro in quest'estate, ma non ci sono lavoratori. In realtà le cose sono molto diverse, c'è la volontà di aprire posti di lavoro, poi in realtà l'effettivo posto di lavoro non sono molti di meno. In questo caso, per il calcolo dei posti di lavoro effettivamente disponibili, ci aiuta l'Istat in questo senso, con questa statistica qui, e cioè il tasso di posti vacanti per settore di attività economica, che indica il numero di, in percentuale ovviamente, il numero di posti di lavoro vacanti, quindi effettivamente che ci può essere un'assunzione potenziale rispetto a tutti i posti di lavoro creati. Come vediamo da questa tabella, che fa una distinzione tra industria e servizi, vediamo che i dati al 2021 destagionizzati sono all'incirca in media dell'1,2% all'industria, dei servizi dell'1,1%. Significa che
tra tutti i posti di lavoro l'1,2% per l'industria e l'1,1% per i servizi sono dei posti vacanti. Quindi se rapportiamo questa percentuale, che è in media dell'1% rispetto a tutta l'occupazione, più o meno ne arriviamo a 200-230.000 posti di lavoro vacanti. Sono molti di meno rispetto ai 500.000 definiti da ANPAL nel mese di giugno, e ancora di meno rispetto all'1.200.000 nel periodo giugno-agosto. E in realtà questa statistica dell'1% non è che ci deve far preoccupare più di tanto, in quanto è normale che all'interno di un'economia, in un determinato periodo, ci siano dei posti di lavoro vacanti, perché ovviamente non è che appena apri un posto di lavoro subito le persone vanno a riempirlo. Ora, del reddito di cittadinanza ne abbiamo già parlato in due video. Con questo video, adesso che ne andrò a parlare, non voglio assolutamente eliminare tutte le critiche e le criticità che ho analizzato in precedenti video, come ad esempio quello di cercare di risolvere due problemi molto diversi, come quello dell'occupazione e quello della povertà o dei sussidi di disoccupazione, come tante altre criticità. Però, come vi andrò a spiegare, sicuramente tra i demeriti del reddito di cittadinanza potrebbe non esserci quello della mancanza di lavoratori che vanno ad occupare le mansioni. Perché dico questo? Come vediamo e come abbiamo già detto in altri video, le persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza sono concentrate soprattutto al sud, come vediamo anche qui. Nel sud e nelle isole sono presenti 900.000 nuclei familiari, poi ci arriveremo su questo dettaglio, mentre al nord ce ne sono 330.000, ok? Quindi ad esempio, se vi racconteranno che il ristorante veneziano non riesce a trovare posti di lavoro a causa del reddito di cittadinanza, è molto improbabile, perché come abbiamo visto in realtà il reddito di cittadinanza si concentra soprattutto al sud e alle isole, e quindi magari questo eventuale fenomeno si dovrebbe concentrare soprattutto al sud rispetto che al nord. Mettiamoci anche dentro che al sud c'è un'economia più fragile, quindi magari le richieste di lavoro sono molte di meno. Quando parliamo di reddito di cittadinanza non bisogna parlare di persone, ma bisogna parlare di nuclei familiari che prendono il reddito di cittadinanza, che ha un importo medio in Italia, nella media italiana nel 2021, pari a 550 euro. Di nuovo, 550 euro per nucleo familiare e non per persona. Ora, poi si potrebbe parlare che in realtà la gran parte dei nuclei familiari che usufruiscono del reddito di cittadinanza è costituito da una persona, che è uno dei problemi appunto del reddito di cittadinanza, ma vabbè. Comunque questo è importante specificarlo. E possiamo vedere come in realtà l'importo del reddito di cittadinanza è comunque sicuramente molto inferiore rispetto ad un contratto più o meno dignitoso, no? Cioè, nel senso, e di nuovo, si sta parlando di nucleo familiare, non si sta parlando di persona. Quindi se c'è una coppia con un figlio, non è che questa coppia prenderà 500 euro ciascuno, si prenderà 500 euro per nucleo familiare. Mentre ad esempio se la coppia va a lavorare e, mettiamo caso, è sfigata e riesce a prendere entrambi 500-600 euro al mese, che comunque è uno stipendio molto basso, e vediamo che in realtà poi riescono a raggiungere un reddito familiare che pari al doppio. La correlazione, la causazione la vedo abbastanza difficile. Molto spesso si dice che si è instaurata la retorica nelle ultime settimane del fatto che i giovani preferiscono prendere più reddito di cittadinanza rispetto che a andare a lavorare. In realtà anche qui, quelli percettori del reddito di cittadinanza che sono anche indirizzati per i centri per l'impiego e quindi pronti a lavorare in questo senso, perché poi bisogna fare una distinzione tra quelli che non sono pronti a lavorare e quelli che possono essere impiegabili. In questo caso vediamo questa tabella qui, indirizzata ai centri per l'impiego, i giovani sono il 27%. Dai 18 ai 29 anni che prendono il reddito di cittadinanza e sono pronti a lavorare, pari al numero di persone, pari a 249.000 persone, quindi molto di meno rispetto ai 3 milioni del reddito di cittadinanza. E anche qui è una distinzione importante da fare in questo senso, per cercare di trovare una causazione tra reddito di cittadinanza e mancanza di lavoratori. Dovremmo in realtà andare a vedere
chi c'è dietro il reddito di cittadinanza, qual è la formazione dietro il reddito di cittadinanza, e qui ci risponde l'ANPAL. Abbiamo detto che i giovani sono una parte molto minoritaria di quelli che vanno a prendere il reddito di cittadinanza, inoltre hanno una bassa istruzione e di conseguenza hanno anche una bassa probabilità di entrare nel mondo del lavoro, quindi difficilmente occupabili con o senza il reddito di cittadinanza. Infatti l'ANPAL ci dice che nell'interno di tutta l'Italia, quelli che usufruiscono del reddito di cittadinanza, il 72% ha un grado di istruzione di seconda inferiore. Quindi, seconda inferiore significa scuole medie. Questi dati sono dell'ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Il 72% beneficiari del patto per il lavoro, quindi disponibili a lavorare, hanno una formazione pari alle scuole medie. Il 25% hanno una formazione pari al liceo, mentre il 2,7% terziaria, quindi scuola universitaria. Più il tasso di formazione è inferiore, quindi scuole medie o liceo, è più difficile far entrare nel mondo del lavoro queste persone, di nuovo con o senza il reddito di cittadinanza. L'utenza continua a caratterizzarsi come molto fragile, sia rispetto al titolo di studio, sia per la distanza dal mercato del lavoro, con un valore medio dell'indice di profilazione pari a 0,88%. Quindi non è che preferiscono stare sul divano, è che in realtà hanno di base molti problemi a entrare nel mondo del lavoro. Si è tanto parlato di skill mismatch, eccetera, eccetera. In realtà all'interno dell'Italia per skill mismatch si ha soprattutto per le occupazioni ad alto valore aggiunto, e ce lo dice proprio questa tabella dell'OCSE. Vediamo che la conoscenza, le abilità che sono necessarie all'Italia, vediamo che si concentrano soprattutto su computers and electronics, mathematics and knowledge, design, engineering, insomma competenze che hanno un'elevata formazione, cosa che in realtà il reddito di cittadinanza, come abbiamo visto, non ha. Quindi le imprese che hanno difficoltà a reperire posti di lavoro sono quelle imprese che richiedono alta formazione. Ce lo dice anche l'ANPAL stesso, in quello studio che vi ho citato, che abbiamo preso all'inizio, dice l'ANPAL stesso, la difficoltà di reperire queste persone è soprattutto concentrata negli operai specializzati, nelle professioni tecniche, dirigenti e professioni intellettuali, che come abbiamo visto in realtà è molto difficile pensare di trovare all'interno delle persone del reddito di cittadinanza. Altro elemento che mi fa dubitare riguardo questa causazione tra reddito di cittadinanza e mancanza di lavoratori. In tutto ciò bisogna considerare anche il contesto economico odierno. Come vi dicevo, c'è da ottobre-novembre fino a marzo-aprile sono state le restrizioni alla libertà di circolazione, zone rosse, gialle, eccetera, eccetera, e solo da maggio si è iniziato a liberare un po' la situazione, e in realtà da giugno, praticamente la settimana prossima, tutta l'Italia sarà zona bianca, e questo crea un effetto che si chiama collo di bottiglia. Se in questi sei mesi le imprese non cercavano lavoro, e anzi magari molto spesso licenziavano, comunque terminavano contratti di lavoro, soprattutto a tempo determinato, in questo caso magari con l'inizio della stagione estiva ci sono tante imprese che richiedono tanti posti di lavoro, e quindi si crea questo collo di bottiglia, che c'è tanta domanda di posti di lavoro, ma l'offerta magari è ancora indecisa, o si deve capire come muoversi all'interno, o magari deve scegliere tra le tante domande di lavoro qual è la sua migliore. Anche qui può essere in realtà una causa, più che il reddito di cittadinanza, questo problema di mancanza di lavoratori, che in realtà è molto più forte, se vogliamo, anche magari negli Stati Uniti o in altri paesi dove ad esempio il reddito di cittadinanza non è presente. In più bisogna considerare anche, oltre a questo problema di colli di bottiglia, anche un altro fattore, secondo me. Siamo stati per praticamente un anno a dire l'economia non sarà più la stessa, avremo problemi, molti lavoratori dovranno ripensare la propria occupazione, dovranno trasferirsi da un posto di lavoro all'altro, eccetera, eccetera. E poi in realtà stiamo entrando nella fase post-pandemia, di nuovo, tra virgolette, anche se la pandemia c'è ancora, eccetera, eccetera, e subito ci lamentiamo che i lavoratori non ci sono, quando in realtà
Grazie mille degli Cogito per il follow. Grazie ancora, Riccardo. Quando in realtà, appunto, magari effettivamente ci sono i lavoratori che hanno deciso di cambiare settore lavorativo. E quindi ci può essere effettivamente una transizione di posti di lavoro che magari potrebbe contribuire nel coprire tutte le domande di lavoro arrivate dalle imprese. E quindi vediamo come il contesto in realtà economico è molto complesso, ci sono tanti fattori, e secondo me imputare al solo reddito di cittadinanza la causa di questa effettiva mancanza o difficoltà nel reperire lavoratori, che tra l'altro abbiamo visto come in realtà i posti vacanti in economia sono abbastanza normali, è molto forzato, e chi vi dà un'assoluta certezza secondo me vi sta prendendo un po' in giro, perché di nuovo studi in merito non ce ne sono e si possono fare solo alcune ipotesi. Di nuovo, anch'io non so con certezza se c'è o meno questa cosa qui, però vi ho spiegato dal mio punto di vista, mostrandovi anche alcuni dati, che è molto marginale.